sentire parlare più volte di Novara come esempio da seguire è stata una grande soddisfazione, soprattutto perché Novara è stata la prima società a voler perseguire la via della prevenzione, affidandosi a Federbet ed applicando delle procedure interne volte proprio a prevenire il match fixing. Credo che da questo punto di vista la via sia ormai segnata e quindi in questo senso si debba sicuramente andare. Il centro di interesse deve essere spostato esclusivamente sui club, perché dai club arriva la prevenzione. Prevenzione e istruzione, abbiamo detto, istruzione dei tesserati e illustrare ai tesserati quali possono essere le conseguenze dell'illecito sportivo. In questo è stato fatto ancora l'esempio del Novara e devo dire che è stata una grande soddisfazione. La cosa più importante è prevenire o inasprire le pene? Ma io credo che sia la prevenzione, perché l'inasprimento della pena senza prevenzione costituisce soltanto un effetto punitivo della sanzione e non rieducativo. La prevenzione costituisce il punto di partenza, sicuramente, dal quale si devono prendere le mosse per combattere il match fixing. Match fixing che abbiamo visto costituisce soltanto la punta dell'iceberg, perché a livello anche di criminalità organizzata la Commissione europea ritiene che il match fixing sia strumento sia per riciclare denaro, sia per riciclare denaro, sia per quanto riguarda, diciamo, il traffico d'armi addirittura. Quindi sì, abbiamo visto che il problema delle partite truccate è soltanto la punta dell'iceberg.